Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toei Animation, Fuji TV, Funimation e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali! Perché diavolo quell'imbecille mi ha portato qui? È tutto... Un attimo. Lo sento. Sento che questa è casa mia. Posso ammirarne la bellezza. Le immense praterie blu. Le acque cristalline. E il vento che sibila con dolce... Cacchio, che noia! Ecco perché mi sento a casa. Allora, Vegeta, alla fine ce l'hai fatta. Sei riuscito a mandare in fumo i miei piani. Con un po' di aiuto, vedo. Qua, Krillin non è d'aiuto. Me la faccio sotto! Toglietemi un tarlo. Da dov'è che venite voi? Dal pianeta... Krillin, no! No! Grazie, Gohan! Quando sono spaventato... Dalla Terra! Verdino! Perché? Perché il mio nome è Dende. Oh, bene! Al mio ritorno ci farò una capatina, comprerò una manciata di uova, del latte e poi la farò esplodere! Oh... Perdonatemi, di solito sono molto più posato. Sono solo un tantino incazzato a bestia. Freezer, smettila di fare la femminuccia. Anche io ho perso l'immortalità, ma come vedi, non sto mica piagnucolando. Sì, Vegeta, ma vedi, la differenza sostanziale è che io vivrò abbastanza da pentirmene. In questo dannatissimo pianeta sembra tutto dannatissimamente uguale. Ehi, ma quello è un corpo. Attività sociale! Dimmi che sei ancora vivo. Ram Namana. Wayo. Oh, fantastico. L'unico volto che scorgo dopo miglia ed è così a pezzi da poter neanche parlare. Parlavo namecciano, demente. Non sai nulla del tuo popolo. Siamo dei demoni, giusto? Diciamo più delle lumache. Oh, diamine! Preferivo essere un demone. E io preferivo avere ancora i miei organi. Nessuno è perfetto. Già, stavo per chiederlo. Che è successo? Diciamo che il protettore di questo pianeta è un totale coglione. Ti capisco alla grande. Bene, è stato divertente, ma ora devo andare a farmi uccidere. Aspetta, forse io posso aiutarti. Senti, amico, se vuoi aggiungermi su MySpace mi spiace, ma sono passata a Facebook ormai. Aspetta, ascoltami. Ho in mente qualcosa che potrebbe giovare a entrambi. Io non voglio morire e tu mi sembri un tipo solo. Disperatamente, volevo dire continua. Esiste un'antica tecnica nella nostra stirpe, vietata anche nelle tribù più sacre. E noi stiamo per abusarne? Oh, puoi giurarci. Fico, come si fa? Beh, innanzitutto poggia una mano su di me. Ok. Sì. Così, più in basso. Più in basso. Ancora più in basso. Ah, se avessimo il pipino, adesso saresti gay. Fusione! Wow, allucinante. Mio Dio. È strepitoso. Ho un'aura potentissima. Io sono fortissimo. Io sono imbattibile! Chiunque se la vedrà con me sarà! Che stai facendo? Nulla. Sul serio? Sembrava come se ti stessi facendo il tifo da solo. Sei nella mia mente? Già, stai tranquillo. Teoricamente il tuo subconscio dovrebbe assorbirmi. Credo. Bene, ora che si fa? Secondo i miei calcoli, l'assimilazione dovrebbe renderti in grado di distruggere il bastardo che ci ha condannati. E? Lascia che mi esplichi in termini a te noti. Sei fortissimo! Sei invincibile! Impotente! Piccola! Sono stupefatto, Vegeta. Quando ti sei tolto il pannolino? Quando tu hai smesso di avere il ciclo. Carino. Ma non farti strane idee, Vegeta. Sei come un muscerino davanti ad una tigre del Bengala. Non puoi neanche immaginare il mio vero potenziale. Perché puoi trasformarti? Io posso trasformar... Ok, dove e quando? Me l'ha detto Guldo! Dunque, sai che Freezer può trasformarsi? Ah, davvero? Eh sì, e Barter è gay! Sul serio? E poi gli ho lanciato un biscottino. Storia vera. Già. Ma se sai della trasformazione, perché continui a provocarmi? Perché, Freezer, davanti a te non è più il vecchio combattente Saiyan medio. Io sono un Super Saiyan! Oh, questa mi mancava. Esatto, Freezer. Ho superato i miei limiti appartenenti alla mia stirpe e sono finalmente diventato una leggenda. Una leggenda che tu temi.
La leggenda conosciuta in tutta la galassia sul combattente più forte e spietato che esista. Io, il principe Vegeta, sono diventato un super saiyan. Bla 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 bla, come no? Poi hai ucciso il Cicciarampo e sei entrato nel regno di Narnia. Continua a giocare, Freezer, ma sappi che non ti temo più. Quindi perché non chiudi quella fogna e ti vesti da battona quale sei? Tra un po' ti porterò a fare un bel giretto all'inferno, caro mio. Bene, starò al tuo gioco, Mr. Super Saiyan. Ma prima di iniziare avrei anch'io una storiella spassosa da raccontarti. Spassosa? L'ho rinominata e alla fine muore papà. Ah, quindi è sarcastica. Vedi, a causa di un guerriero di basso rango, tuo padre venne a sapere dei miei piani. Re Vegeta, ho delle brutte notizie. Parla pure, Butereka. Bardak è totalmente uscito fuori di senno. Freezer! Che cos'è tutto questo casino? Sta dicendo a tutti che Freezer vuole distruggere Vegeta. Aspetta, chi? Io, mio figlio o il pianeta? Sì? Ma che simpaticone. Consigliere Nappa, che ne dice? Le dirò io che cosa fare. Lo fa sedere. Lo guarda dritto negli occhi. Sì. E gli dice: non distruggere il mio pianeta. E pensi che funzionerà? Altrimenti deve essere proprio un gran cattivone. E sarò onesto, il suo stile è parecchio fico. D'accordo, ma voglio che porti con te mio figlio Vegeta, qualora le cose si mettessero male. Non si preoccupi, Sire, andrà tutto alla grande. Freezer, vorrei che ti sedessi un attimo. Che non... Shoryuken! Yatta! E poi ho distrutto il pianeta. Fine. Come diavolo conosci le parti in cui non c'eri? Yeah! Krilli, riesci a sentirlo? Cacchio, sì! Finito. E a giudicare dalle vostre sciocche espressioni, anche voi. Ma... cosa? Per praticità vi darò un numerino su cui riflettere, va bene? La potenza di questa forma ammonta... a un milione. Tutte menzogne! Davvero? Cos'è? Non ci credi? Non mi fai paura! Posso farlo anch'io! Krilli, è tutto ok? Sì! E sono riuscito a salvare Verdino! Piccoli amici, birbanti e felici, come topini che cercan rifugi, vanno dal re con ingente umiltà. Ecco le cose che piacciono a me. Sbaglio, sta canticchiando tra sé e sé. Krilli! Dannazione! Questo è il dolore più atroce! Davvero? E che ne dici di questo? E questo? E questo? E questo? E questo? E questo? Basta, Krilli, lo stai rendendo più forte! Meno uno. Non c'è nulla di più appagante che uccidere un innocente a cornate. Tu, impudente, sadico, insensibile, figlio di tro... Prego. Gohan, stermina alieno effeminato! Gohan è il migliore cazzo! Ah, questo ti è piaciuto, Freezer? Adesso ti alzi e vieni ad affrontare il più fico dei Super Saiyan! Che strano. Vegeta, se hai la pazienza di aspettare, dovrei terminare il mio turno da babysitter. Pensa, cosa farebbe papà in questa situazione? Ciao, Gohan! Dovrei farmi controllare. Allora, Vegeta, questo non ti fa infuriare? Stai solo picchiando un po' Pante! Davvero? E allora perché lo sto pestando? Perché ci provi gusto? Oh, e parecchio anche! E va bene, chi ha le palle? Baciami il culo, zoccola, sono immortale! Ciucciami il pisello! Come ha fatto a rialzarsi? Giuro che se quel microcefalo ha desiderato l'immortalità per sé, io lo amma... Brutto bastardo! Andiamo, alzati, risvegliati, sei l'unico con cui posso parlare qui!
mi hai curato. Sei l'unico a cui porto rispetto. E allora perché non hai curato anche Krilli? La vera domanda è... perché gli ho detto che è immortale? Oh, santo cielo, grazie a Dio sono immortale! Io sono guarito, idiota! Aspetta, quindi sarei potuto morire? Già, e rispetto a noi Saiyan, la tua potenza non aumenta. Non vale, stai imparando! Come sei fuggito? Oh, è stata una forza! Freezer stava quasi per raggiungermi, ma sono riuscito a nascondermi in una spaccatura! Ma quel bastardo continuava a tagliarmi la strada! E non l'ha fatto scoppiare! Beh, sai, a quanto pare no! Così mi sono messo in azione e ho usato il colpo del sole! E poi lo hai finito con il cerchio magico, giusto? Ecco! Infilerò la tua testa dove stava la mia coda! Giusto per rispondere, Gon? No! Non l'ho fatto! Apriamogli il culo! L'abbiamo sconfitto! Krilli, se percepiamo ancora la sua aura, perché ti fai certe domande? Sono ottimista! No, sei idiota! Sbagliate entrambi, è morto! Sapete cosa? Mi sono stancato! Se devo schiattare, allora agirò come avrebbe fatto Junior! No, no! No, maledizione! Oh! Oh, non pensavo di aver lasciato in vita qualcuno di voi. Ma non ti preoccupare, ho tenuto in serbo qualche barzelletta. Ora, dimmi se questa la sai. Quanti namecciani ci vogliono? Soltanto uno.